Nell'episodio precedente procedo a fatica tra buche e traffico e scelgo di percorrere percorsi alternativi. Entro finalmente in Albania e raggiungo Shkodër, che all'inizio non mi dà affatto una buona impressione. Ma superato il ponte, le cose cambiano decisamente. La città si rivela essere davvero molto molto interessante. Buongiorno, si riparte. Saluto Shkodër, consapevole di aver visto e soprattutto capito ben poco di questa città. Ho praticamente saltato del tutto la visita al lago. Sono sicuro che un giorno tornerò qui per un viaggio, magari anche in auto, in modo da visitare con più calma questa zona, dove sono sicuro c'è ancora tanto da scoprire. Il mio unico scopo oggi è quello di avvicinarmi a Tirana. Faccio 5 minuti a piedi giusto per uscire da questo traffico. Un traffico assurdo. Volevo fermarmi un po', ma non ne ho avuto proprio voglia. Direzione Tirana. Le strade e il traffico oggi mi hanno messo a dura prova. Ho un litro d'acqua, due mele e ancora 60 km da percorrere fino a Tirana. C'era una voragine! Ragazzi, questo ponte è a dir poco pericolante. No! Leggo su vari articoli contenenti diversi dati economici che l'Albania, relativamente al livello di vita medio, è considerata il paese più povero d'Europa. Gli albanesi spendono circa il 60% del loro reddito per i generi alimentari, mentre nei paesi dell'Europa occidentale per il cibo viene speso solo il 15-20% del reddito. E purtroppo, percorrendo alcuni tratti dell'entroterra come questo, con dispiacere non posso che confermare tale affermazione. Vediamo questa tartaruga? Mancia la miseria! Scusa, ma ti devo buttare!
sono esausto, traffico micidiale. Qui c'è un bar ristorante, ho visto che si sono fermati parecchi camion e di solito è una cosa positiva. Sono esausto, ho deciso di arrivare a Tirana, 120 km e me ne mancano 25. Volevo fermarmi prima, ma queste strade non mi piacciono. Ho deciso di arrivare oggi. C'è un traffico infernale. Ho trovato questo ristorantino. Mi riposerò una mezz'oretta e poi proseguo. Buon appetito. 8 euro, normale. Pronto a riaffrontare il traffico. In più ci sono nubi minacciose verso Tirana. All'arrivo e piove. Il lato positivo? Non c'è il sole. Io ci provo, ci devo passare per forza. Assurdo. Assurdo, ragazzi, balla che è una bellezza. Guardate dove sono passato, guardate. Senza parole. Non riesco a credere che anche le indicazioni mi dicevano di passare solo quel ponte. Chilometri all'arrivo. Dalla mia espressione avrete notato che l'ostello non mi ha soddisfatto appieno e sono uno di bocca buona. Ho anticipato di un giorno il mio arrivo a Tirana, ho fatto 120 km, mi mangio una pizzetta e vado a fare un giro al centro. Ed eccomi qui, sto entrando in piazza Skanderberg. Nei progetti di questo viaggio ho immaginato in tutti i modi il mio ingresso in questa piazza. Non so perché, ma è uno dei luoghi che più mi affascinava l'idea di vedere. Forse perché simbolicamente ha segnato per me, più o meno, la fine di questo viaggio in terra balcanica. Hello.
أشهد أن محمد رسول الله.